Proseguo con la domanda di Antonio Sì. Pavolini, che chiede: secondo te, qual è il caso di successo più eclatante di Social TV? Più eclatante addirittura. Dipende, Sì. allora, come app, senza ombra di dubbio, per me è Micio. Non mi interessa se GetClue ha fatto tutta una serie di partnership con stra-mega partner allucinanti, sia del campo televisivo piuttosto che dei videogame, e piuttosto che dell'abbigliamento anche, o del settore beverage. Ma quello che è riuscito a fare Miso, mobilitando le persone a produrre i sideshow, quindi effettivamente strutturalmente a creare dei contenuti user-generated, francamente non ha veramente rivali da quel punto di vista, a livello di applicazioni. A livello invece di uso in qualche modo degli strumenti social per impattare sullo storytelling, piuttosto che per creare realmente conversazione intorno ai propri temi, è lì HBO. Cioè proprio effettivamente, devo dire, quello che sono riusciti a fare loro su tutti quanti i loro prodotti è davvero impressionante. Cioè il fatto che riescano a far vivere i personaggi piuttosto che in qualche modo a farli interagire con le persone esattamente come se fosse un'estensione dello storytelling. Quindi in qualche modo, per esempio, loro quando ci fu la prima stagione, sì, sempre di True Blood, tra l'altro, mi ricordo fecero questo video che si chiamava The Fans Have Spoken, che di fatto raccoglieva tutta una serie di sollecitazioni, o fingeva di raccogliere tutta una serie di sollecitazioni che venivano da forum e account Twitter vari, e di averle poi integrate effettivamente nelle scene. Però al di là di quello, anche il modo in cui loro fanno vivere i personaggi è straordinario. Però l'esempio più divertente davvero restano i vari roast di Comedy Central. Io non ho mai, cioè, quella è una roba che si regge in piedi da sola. Hanno fatto anche in America per il Saturday, sì, per il Saturday Night Live, hanno fatto tutto un angolo dedicato soltanto alle robe che vengono da Twitter, quindi in qualche modo stanno integrando anche un flusso che è quello televisivo normale, tutta una serie di sollecitazioni che vengono da fuori, quindi a seconda del punto di vista ci sono vari esempi virtuosi, diciamo, dipende cosa interessa di più. No, io li guardo tutti così non mi perdo proprio niente qua. In Italia ci sono stati poi alcuni tentativi, no, di integrare la conversazione anche all'interno, soprattutto di trasmissioni The Razioni, Show Must Go diciamo. Off, ecco. Esattamente. Stavo impazzendo anch'io pensandoci. In Italia il punto è che alcune cose sono venute fuori spontaneamente, cioè con servizio pubblico piuttosto che già qualche anno fa con Agorà sulla Rai, piuttosto che prima ancora insomma con i vari Ballarò, eccetera, si cominciò a dire: oh, guarda, è figo tutto sommato, no? Parlare di quello che stiamo vedendo mentre sta succedendo, quindi in qualche modo con quel mezzo. Da lì poi a dire: ah, effettivamente riusciamo a costruirci qualcosa dietro è diverso. Per quelli i primi tentativi che mi erano venuti in mente in modo più strutturato erano stati proprio questi esperimenti fatti da addirittura prima ancora anni fa con X2 TV con Voyager, che cercava di offrire dei contenuti attraverso un'app, dei contenuti aggiuntivi a quello che si stava guardando, quindi in qualche modo a dare un di più a quello che, insomma, a quello che già si stava fruendo. Poi più di recente, dicevo, è stato fatto anche con le invasioni barbariche, quindi in qualche modo l'idea è: ok, magari riusciamo a sviluppare qualcosa che in qualche modo affianca quella visione lì e può generare e accentrare le conversazioni degli utenti. Quindi pian piano si fa. Poi bisogna capire dove andiamo a parare, cioè l'Italia comunque storicamente a livello televisivo ha sempre avuto uno sviluppo in parte diverso anche rispetto agli altri paesi europei, ruoli più forti, ad esempio della RAI in generale, nella vita e nella formazione proprio della formazione in senso di educazione degli italiani, soprattutto dal dopoguerra in poi, quindi da capire un po' tutto anche come si sviluppa rispetto agli asset a cui si è abituati. Prendiamo una serie di HBO e guardiamo un po' che cosa stanno facendo, che stanno facendo delle cose veramente impressionanti e la risposta è impressionante anche, no? È veramente allucinante, c'è cioè il volume di persone comunque che interagiscono con le loro follie, perché loro li lanciano, però il seguito che hanno è pazzesco, conta anche, cioè voglio dire, notoriamente HBO è una serie a sottoscrizione, è una serie, è un canale a sottoscrizione, non è un gratuito, perché alla fine potrei anche capirlo se fosse gratuito per tutti, eccetera, ma lì tra l'altro si basa proprio su una forte, cioè su un...
sulle persone che sottoscrivono il canale stesso. Sì. Anche quando loro hanno lanciato HBO Go, che in qualche modo c'entra tutti i contenuti e diventa anche un punto di riferimento per tutto quello che è legato, però anche per i contenuti premium, quindi parlo non solo della fruizione in streaming, poi dei contenuti di video di cui dispongono loro. È stato allucinante pure il successo che c'è stato collateralmente, quindi di fatto il numero di conversazioni non lo riescono a generare pure quando sono asincrone rispetto alla trasmissione normale delle. Esattamente, No. ma la cosa più inquietante, cioè più strana adesso, io sto seguendo un caso in particolare. La stagione è finita, eppure, e la prossima stagione sarà l'anno prossimo ad aprile. Serie? È Game of Thrones, ovviamente. Ah, ho dubbi, guarda. Loro Cosa? hanno fatto delle robe, no, che fossero proprio loro. Lì è veramente una macchina da guerra, eh. Sì. Lì, cioè, con Miso, scusami, quando dovevano lanciare appunto questo tema dei sideshow, quindi in qualche modo degli show prodotti collaterali prodotti dagli utenti, e dissero: vabbè, oh, abbiamo fatto un grande accordo con HBO, buona notizia, lo faremo pure per la seconda stagione di Game of Thrones. Disse, però effettivamente, visto che siete tanti fan, loro facevano pure recruiting ovviamente sui vari forum di HBO piuttosto che sui forum di appassionati o di fan di Martin, quindi in generale hanno preso tutto, quindi pure i fan letterari. Facciamo che ognuno di voi produce un sideshow e vediamo qual è il migliore. Lanciarono un contest che ha avuto una eco allucinante. Quindi metti la macchina da guerra da una parte e una che funziona benissimo dall'altra, veramente diventa una roba incontenibile. Game of Thrones è un esempio fantastico perché loro continuano a produrre, 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 produrre. Cioè, sono veramente tra i casi in assoluto migliori. Io mi chiedo cosa sarebbe stata oggi lanciare i Soprano piuttosto che Sex and the City, eh? Se i Eh loro beh, stessi prodotti di punta dell'epoca adesso. sì, con gli strumenti di adesso, senz'altro. No, è strano perché, cioè, strano, voglio dire, la loro fanbase continua a crescere, anche se manca un anno alla prossima stagione. E le conversazioni su Twitter sono ancora dell'ordine di 20 tweet al minuto. Sì, ma sono impressionanti. Io ti dico che ci fu un intermezzo tra non mi ricordo quali stagioni di True Blood che loro lanciarono questo hashtag che era Why Waiting Sucks, che ovviamente è anche un gioco di parole visto che di vampiri si tratta. Loro, ci dite perché? Che magari le robe più carine le mettiamo su Twitter? Dici, ma che idea del cavolo! Che idea del cavolo! Sai quanta gente cominciò a inviare roba con un tasso che era allucinante, tanto che loro a un punto dissero, vabbè, sapete che c'è? Devo dire, facciamo i migliori 10 perché tanto se li facevano in nulla. Cominciarono poi a fare un flusso tutto strutturato e ogni volta tra una stagione e l'altra viene rilanciata la stessa cosa, spontaneamente dagli utenti. Che è la roba ancora più impressionante. Quindi non solo lanci l'idea tu, ma la riprendono pure. Diventa l'abitudine loro che in qualche modo è la norma e ti tiene. Cioè, il problema che hanno tutte queste emittenti è come me li tengo fidelizzati da una stagione all'altra? Che almeno comunque quei 7, 8 mesi, 9 mesi, 12 mesi ci vogliono. E lì il problema in parte è risolto, ma l'hanno saputo risolvere. Cioè, HBO ha un tocco magico su queste cose, è impressionante. Certo che ovviamente fa prodotti di qualità, quindi in qualche modo sai com'è, se fai Game of Thrones, evidentemente È lo stai anche più facendo. facile, diciamo, Eh ecco, sì, sì. magari lo stai facendo lo sconosciuto del secondo piano, direi, quindi. Allora, Emanuela, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stata qui con me Grazie stasera.